Situazione economica che rimane complicata, quella del Comune di Napoli, perché pesa un debito accumulato nelle precedenti consiliature, la cui dimensione non sfugge ormai a nessuno, neanche a chi a tutti i costi non vuol vedere. Però l'assestamento verrà approvato brillantemente, nel senso che abbiamo coperto tutto ciò che è maturato come debito fuori bilancio da gennaio al mese di maggio, abbiamo un po' di risorse in più per alcuni interventi indispensabili, quali l'acquisto degli strumenti di protezione individuale per la sicurezza sul lavoro. In questo modo si chiude una fase importante che riguarda l'assestamento del bilancio 2018. Abbiamo altri due appuntamenti. Il primo, lavorare perché l'emendamento presentato dal governo che modifica la legge finanziaria del 2017 e che prevede che la verifica sui piani di rientro non sia annuale, una sorta di esame invernale tutti gli anni, ma sia complessivo, vada in porto, in ciò rispondendo non solo a Napoli ma oltre 300 comuni che rischiano di essere messi in grande difficoltà da un atto del Parlamento davvero irrispettoso della nostra situazione. Dall'altro però la prossima finanziaria deve parlare agli enti locali, perché negli ultimi 10 anni 40 miliardi di euro di tagli sono stati davvero non solo tanti ma anche insopportabili. Occorre cambiare strada, occorre imboccare un'altra strada, perché dietro i tagli agli enti locali stanno i tagli ai diritti delle donne e dei uomini dei territori.